Sanità in azione nel Giarrese, rivendite di tabacchi sotto tiro, due colpi a mascali e riposto. Consegnati al Vescovo di Ascoli i fondi destinati ai fuochi d'artificio in occasione della festa di San Sebastiano. A Cireale salta il lavoro dei maestri della cartapesta. In occasione della G7 in Piazza Duomo sarà esposta una speciale produzione. Benvenuti a questo appuntamento con l'edizione del nostro telegiornale. All'interno di questa edizione parleremo nuovamente di IPAB Oasi Cristo Re. È stata presentata un'interrogazione al Presidente della Regione, agli assessorati regionali alla famiglia e alla salute. E poi andremo ad Aci Catena, che si prepara al voto delle amministrative di giugno. Un dibattito animato nel centrodestra, dove non si escludono delle sorprese. Infine, questa mattina a Scilly Candy sono stati avviati dei lavori di riqualificazione del campetto dell'Istituto Rodari. Studenti impegnati insieme ai Marines della base di Sigonella per il progetto Comrel. Ma come dicevamo dei titoli, la cronaca in primo piano: colpi a danno di rivendite di tabacchi nelle ultime ore. Episodi questi che sono accaduti a Mascali e a Riposto il servizio. Microcriminalità in azione nel Giarrese. Nella notte tre banditi armati di mazza hanno sfondato la sala cinesca di una rivendita di tabacchi in via Roma a Mascali. I tre si sono introdotti nel locale e hanno cominciato a razziare di tutto, ma ad interrompere il loro piano criminale sarebbe stato l'antifurto dell'attività commerciale. I tre si sono a quel punto dati precipitosamente alla fuga a bordo di un'auto, ma sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che dopo un concitato inseguimento è riuscito a bloccare l'auto e ad arrestare uno dei tre componenti della banda, un giovane di 22 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine con precedenti di polizia. L'area furtiva è stata interamente recuperata, ma le indagini continuano e i carabinieri stanno cercando di risalire all'identità dei due complici che sono riusciti a scappare. Spettacolare furto invece ai danni della rivendita di tabacchi del centro commerciale Conforama di Riposto. Ignoti ladri nella notte si sarebbero calati dal tetto bucando il soffitto del locale dei bagni attiguo ai tabacchi per poi raggiungere il controsoffitto del retrobottega in cartongesso che è stato bucato. Sono quindi riusciti a trafugare una imprecisata quantità di sigarette e materiale posto in vendita nel tabacchino. I carabinieri hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura commerciale. A Riposto, infine, i carabinieri della compagnia di Giarre, al termine di una perquisizione nell'abitazione di un panettiere di 51 anni, hanno ritrovato un fucile calibro 12 illegalmente detenuto e una ventina di cartucce. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Rimanendo nella cronaca, sono stati riacquistati i PC che erano stati rubati alla scuola Savio di San Gregorio. 15 infatti sono i PC che sono stati acquistati coi fondi del comune di San Gregorio per l'istituto comprensivo statale San Domenico Savio a cura dell'assessorato per le politiche scolastiche. I nuovi hard top sono stati configurati ed installati all'interno delle classi della primaria, dove lo scorso dicembre i ladri avevano fatto irruzione durante le vacanze natalizie e scassinati gli armadi delle LIM, le lavagne multimediali, rubando tutti i computer contenuti al loro interno. A consegnare le attrezzature alla dirigente della Savio, Daniela Fonti, sono stati, oltre il sindaco Carmelo Corsaro, anche l'assessore alla pubblica istruzione Ivan Albo e il presidente del consiglio comunale Salvo Cambria. Il furto dei PC aveva privato gli alunni della primaria, ha commentato così il sindaco Carmelo Corsaro. Strumenti essenziali per l'apprendimento che adesso con i nuovi computer potranno nuovamente riprendere in linea con la modernità e l'alta qualità dell'offerta formativa della Savio.
E cambiamo invece decisamente argomento parlando della grave situazione in cui versa l'IPAB Oasi Cristo Re. Presentata infatti un'interrogazione da parte dei deputati Nello Musumeci, Santi Formiche e Alfio Barbagallo, che hanno sollecitato la nomina del nuovo commissario straordinario e l'erogazione anche di un contributo straordinario. Una interrogazione è stata presentata dai deputati regionali Nello Musumeci, Santi Formica e Alfio Barbagallo al presidente della regione, all'assessore regionale alla famiglia e all'assessore alla salute sulla situazione dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, uno dei centri d'eccellenza in provincia di Catania per l'assistenza agli anziani. Al suo interno vi è anche uno dei migliori reparti Alzheimer della Sicilia, punta di diamante in questo specifico campo per l'ASP di Catania. Attualmente la struttura ACESE, si legge nell'interrogazione, sta attraversando un momento di gravissima crisi finanziaria, nonostante sia creditrice di svariati milioni di euro nei confronti della stessa ASP e dei numerosi comuni della provincia etnea. La mancanza di liquidità e la perenne insicurezza sul futuro delle IPAB sta causando ritardi macroscopici nel pagamento degli stipendi del personale. Alla data odierna si è giunti al 34esimo mese di ritardo. In pratica, continua l'interrogazione, è quasi da 3 anni che i lavoratori dell'ente ACESE non percepiscono i dovuti emolumenti. La precarietà dell'intera struttura è ancor più rimarcata dalla mancata nomina del nuovo commissario straordinario. Il mandato dell'attuale commissario è scaduto il 7 febbraio, infatti, e nonostante i solleciti, la regione non ha ancora provveduto alla nomina dei nuovi vertici aziendali. Musumeci, primo firmatario dell'interrogazione, chiede di sapere le ragioni che hanno impedito finora la nomina del nuovo commissario dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale. Se non ritengano opportuno ed urgente provvedere ad erogare al medesimo istituto un contributo straordinario a titolo di anticipazione sui crediti da esigere affinché si possa procedere al pagamento degli stipendi arretrati per intero o in parte ai lavoratori al fine di concedere loro un minimo di serenità. E con la situazione IPAB chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale e riprendiamo tra poco con le altre notizie. Belle Époque, il piacere della tavola. Cosa vediamo di più? Dunque, oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. La nostra specialità è lo stocco alla messinese o ad insalata. Belle Époque. Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Amore, oggi preparo una ricetta speciale che ho visto in TV. Ottima! Con sugo di pomodoro ciliegino, pesce spada, melanzane e menta. In verità l'ho visto al supermercato, già pronta. Prova i sughi pronti della masseria Raciti, a ragù dei Nebordi, favignana, siciliana, panarea. Tutti prodotti con pomodoro ciliegino. Genuini, sicuri e soprattutto gustosi. Masseria Raciti, il saper fare buone cose. Richiedi i nostri prodotti nel tuo supermercato di fiducia. Masseria Raciti, sapori unici di una Sicilia unica. Guardaci su masseriaraciti.it. Choice Better, 2 è meglio. Fino al prossimo 16 maggio da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale c'è una straordinaria promozione. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con soli 5 euro, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Choice Better, 2 è meglio. È straordinario ed è semplicissimo. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere anche per un tuo occhiale da sole e da vista con soli 5 euro. Vieni a vedere da Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2017. Regolamento interno al punto vendita. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio al mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al mulino si fonde con la convenienza.
tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al Mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Per la rivoluzione basta un centesimo. Ad Acireale arriva il centesimo, il supermercato dove le offerte sono su tutto e per sempre. Ad Acireale apre il centesimo, il supermercato rivoluzionario. Chi è di scena? Seconda edizione del Festival regionale del teatro scolastico organizzato dal Comune di Acireale. Dall'11 al 28 maggio, tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso l'Arena Eden della Villa Belvedere di Acireale alle ore 18. La prima serata di giovedì 11 maggio si svolgerà presso la Sala Pinella Musmeci, ex angolo di Paradiso. La serata finale di domenica 28 maggio si svolgerà in Piazza Duomo alle 19. Chi è di scena? In collaborazione con il Credito Siciliano e l'Unicef. Ingresso gratuito. Riprendiamo con le notizie di TG Reporter, puntando l'attenzione sulle prossime amministrative che si svolgeranno ad Aci Catena. Dibattito aperto infatti all'interno del centrodestra, dove secondo i ben informati Pulvirenti potrebbe rinunciare alla sua candidatura a sindaco e allearsi con Oliveri. Aci Catena si prepara al voto e per i candidati a sindaco è tempo di ponderare anche eventuali accordi. Si vocifera che Giovanni Pulvirenti possa fare un passo indietro, rinunciare alla sua candidatura e coalizzarsi con Nello Oliveri. Una scelta che renderebbe il centrodestra più compatto, evitando così eventuali dispersioni di voto. Si potrebbe contrastare dunque con maggiore efficacia il più compatto centrosinistra, che nella candidatura a sindaco di Francesco Petrelia e a suo vice di Pippo Sciacca trova l'alleanza il PD di Fausto Raciti e Sicilia Futura di Nicola D'Agostino. Voci che non trovano conferme del diretto interessato che non siamo riusciti a contattare, ma che sembrano essere avallate da Il Momento Giusto, il movimento politico che sostiene lo stesso Pulvirenti. In un comunicato stampa si legge che il movimento si dissocia da ogni forma di partecipazione a coalizioni di partito, mantenendo il proprio principio di neutralità e attività super partes, pur rimanendo disponibili a qualsiasi confronto programmatico con le forze politiche presenti nel territorio. Nel frattempo il dottor Giancarlo Pregadio ha ufficializzato ieri le sue dimissioni della carica di coordinatore proprio del Momento Giusto. Sembra aver preso le distanze da questi presunti accordi politici, che a questo punto non sembrano più solo frutto di chiacchiere da piazza. Chi invece non ha voglia di stringere alcun accordo politico è il Movimento 5 Stelle, che corre da solo verso le elezioni dell'11 giugno. La squadra di governo è già stata presentata, gli assessori sono già stati designati, manca solo da rendere pubblico il nome del designato vice sindaco, che sarà svelato alla cittadinanza venerdì 12 maggio nel corso di un'agora pubblica alla quale prenderanno parte esponenti nazionali, regionali e locali del movimento. Questa mattina è stato accolto il Vescovo di Ascoli presso la Basilica San Sebastiano di Acireale. A questi sono stati consegnati i fondi per i terremotati. Sentiamo. Un pensiero quest'anno San Sebastiano ha voluto dedicarlo ai terremotati del centro Italia. Così i soldi destinati ai tradizionali fuochi dell'apertura della cappella del compatrono di Acireale sono stati devoluti alle popolazioni dei centri colpiti dal sisma intorno ad Amatrice. Questa mattina la consegna della somma da parte del decano della Basilica, Don Vittorio Rocca, nelle mani del Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D'Ercole, giunto ad Acireale per l'occasione. Un gesto che commuove e per il quale non ho parole se non una semplicissima che nasce dal cuore, grazie. Perché al di là del montante della somma, che non ha un valore perché per la sua quantità, al valore per il significato, per il gesto che rappresenta. Qui c'è una comunità che in un certo senso riduce la festa, abolisce gli spari della festa, i fuochi d'artificio, per aiutare una comunità che non conosce, che sa però che è in difficoltà. Ora, quale può essere il motivo perché tu ti preoccupi di una comunità che ha il terremoto, sì, ma che sta lontano da casa tua, se non quell'amore evangelico che ci fa sentire tutti fratelli? Allora io leggo in questo gesto
un segno di quella fraternità che nasce dal battesimo, dal fatto di essere cristiani, dal sentirci una sola comunità. Ed è questo che mi commuove e mi fa comprendere quanto sia importante sempre di più coltivare queste relazioni fraterne che favoriscono in ogni circostanza una solidarietà, che è l'unica risposta vera che può in quei momenti calmare un pochino la paura, il dispiacere, il dolore per perdite così tante. Un gesto di solidarietà voluto dai devoti, dal comitato dei festeggiamenti e dal decano, che ha ricordato come la Basilica di San Sebastiano è sempre in prima fila per quanto riguarda la solidarietà. Io credo che non dobbiamo mai rinchiuderci nei nostri problemi. Noi abbiamo già tanti problemi, ad esempio in Basilica dobbiamo rifare il tetto, cerchiamo soldi, però c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, e allora è molto importante che noi dilatiamo il cuore, che noi allarghiamo e ci rendiamo conto di chi veramente ha bisogno. E allora questo gesto che abbiamo voluto fare è stato fatto nel nome di San Sebastiano. Lui è stato martire, testimone dell'amore, testimone della carità. E allora essere devoti di San Sebastiano significa accorgersi oggi di chi ha bisogno del nostro amore, di chi ha bisogno della nostra amicizia. La presenza qui di Monsignor D'Ercole è stata una presenza gratitissima, ci ha portato anche lui la sua testimonianza, ci ha detto di quanta sofferenza si viva lì. L'85% delle chiese della sua diocesi sono ormai inagibili, la gente non sa neppure dove andare a incontrarsi, a pregare, quindi non c'è solo un terremoto, c'è anche un post terremoto, c'è un terremoto della speranza. Allora da Cireale oggi è partita una piccola, ma credo significativa, iniezione di fiducia e di speranza nel nome di San Sebastiano. Ancora una volta quindi la Basilica di San Sebastiano si mostra sensibile ai problemi di stretta attualità, non dimenticando come ancora è in corso un'importante raccolta fondi per salvare la monumentale chiesa, danneggiata gravemente nella copertura e dalle conseguenti infiltrazioni d'acqua. Si respirerà un po' di carnevale nel prossimo G7 che si svolgerà a Taormina. Un'installazione in carta peste infatti raffigurerà i presidenti che parteciperanno. A realizzarla le associazioni che hanno partecipato al Carnevale 2017. Dal 20 maggio al 10 giugno, nel periodo del G7 a Taormina, sarà realizzata in Piazza Duomo un'installazione prodotta in cartapesta da tutte le associazioni che hanno partecipato al Carnevale 2017, che riproduce i 7 presidenti che parteciperanno all'incontro previsto a Taormina. Ogni associazione realizzerà uno dei presidenti, compreso quello che sarà eletto domenica prossima in Francia. L'installazione sarà allocata in Piazza Duomo e desterà certamente curiosità verso le migliaia di giornalisti addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo, che magari coglieranno l'occasione per godere di una buona granita o di un ottimo gelato. L'installazione pertanto vede i 7 presidenti attorno ad un mappamondo con indosso le giacche delle nazioni che rappresentano: Donald Trump, Angela Merkel, Theresa May, Paolo Gentiloni, Justin Trudeau, Shinzo Abe e il prossimo presidente della Francia. Domani alle ore 17 si svolgerà ad Cireale, presso la sala conferenze Pinella Musmeci della Villa Belvedere, il premio Pianeta Venere 17, organizzato dall'associazione culturale Achis Regale. Particolare attenzione e riferimento sarà posto all'essere donna oggi. Il premio infatti sarà consegnato ad una donna del territorio che si è distinta nel campo sociale e culturale. Non mancheranno anche nel corso della manifestazione dei momenti musicali di danza e poesia che faranno da cornice a questa stessa. Con questo chiudiamo la seconda parte del nostro telegiornale, a tra poco con la terza parte. Se devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro, a 0,28! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 0,28! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi.
visualizza il tuo obiettivo. Visualizza il tuo obiettivo. Ogni giorno pensi a come migliorarti. Quando hai deciso di iniziare il tuo viaggio, volevi superare ogni prova. Ma solo quando hai cambiato il modo di percepire il tuo mondo, le cose che credevi impossibili sono diventate possibili. Piscine Castiglioni. Le Olimpiadi a casa tua. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4 a Cireale. Telefono 328 222 44 41. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Passata è già passata. Masseria Raciti, la passata siciliana. Prodotti genuini, sicuri e soprattutto gustosi. Masseria Raciti, il saper fare buone cose. Richiedi i nostri prodotti nel tuo supermercato di fiducia. Masseria Raciti, l'arte di saper fare prodotti di pregio. È la filosofia che ci contraddistingue da sempre. Masseria Raciti, sapori unici di una Sicilia unica. Guardaci su masseriaraciti.it. Ben ritrovati, Villa Belvedere sarà protagonista anche di un'altra manifestazione. Domani mattina infatti si svolgerà la 10ª festa della legalità, una manifestazione coordinata dalla diocesi e dalle scuole del territorio. E noi abbiamo sentito Don Marcello Pulvirenti e Patrizia Magnasco, dirigente scolastico dell'Istituto Galileo Ferraris, capofila tra l'altro del progetto. Nella mattinata di domani, a partire dalle 9, si svolgerà presso la Villa Belvedere di Acireale la 10ª festa della legalità, sul tema il sentimento della giustizia come principio e fine di legalità. La manifestazione è frutto di un itinerario di incontri e di approfondimenti sul tema della coscienza dell'essere giusti, organizzato da Libera, dall'Associazione Libera Cittadinanza e guidato dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Acireale. È stato proprio Don Marcello Pulvirenti a curare in primis il progetto. Diverse realtà, diversi enti che mettono in campo ognuno la propria sensibilità su questo tema, che è quello della giustizia, declinato quest'anno sul tema del sentimento di giustizia, che aiuta un po', sostiene e incoraggia i ragazzi a credere a questo valore, a questa realtà, a poterla condividere, a farsi promotori di sensibilizzazione su questo tema. La legalità si apprende e si sperimenta proprio tra i banchi di scuola. Sono infatti diversi gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto. Capofila l'Istituto Galileo Ferraris. Noi stiamo lavorando in particolare come scuola capofila, vabbè, ci siamo presi degli oneri che possono essere quelli organizzativi, amministrativi eccetera. E in realtà fa tantissimo la diocesi con Padre Marcello e le associazioni. Però dicevo, noi abbiamo fatto in modo che questo progetto diventi sempre più strutturale nell'offerta formativa del Ferraris, in quanto le competenze di cittadinanza che
questi percorsi condivisi di legalità negli anni hanno sviluppato, vanno acquisite sempre di più tra gli obiettivi e le competenze che i nostri allievi devono raggiungere in uscita. Ricordiamo che le scuole che hanno aderito, oltre al Ferraris Capofila, sono il Gulli e Pennisi, il Maiorana Meucci e il Liceo Regina Elena. Ad Acireale tornano gli appuntamenti organizzati dall'assessorato alle attività culturali guidato da Antonio Coniglio. Questo pomeriggio alle 18 nell'antisala consiliare di Palazzo di Città si svolgerà il primo appuntamento dell'iniziativa intitolata Gli scrittori leggono gli scrittori. Due scrittori acesi si confronteranno reciprocamente sui libri che hanno scritto, racconteranno se stessi, il loro modo di intendere la scrittura, quello che hanno affidato alla loro narrazione. Vedrà protagonista in questo primo incontro Mariella Di Mauro e Maria Pia Basso. Gli incontri dopo la tappa odierna si rinnoveranno il prossimo 12, 20, 26 e 31 maggio e saranno presentati dal professore Salvo Valastro. E andiamo invece a Scilly Kenny, dove questa mattina studenti e Marines di Sigonella sono stati impegnati insieme per effettuare dei lavori di riqualificazione del campetto di calcio del plesso, un'iniziativa volta a trasmettere il senso di appartenenza del luogo. Una giornata diversa da quelle che solitamente vede i ragazzi studiare in classe. Questa mattina, infatti, gli studenti del plesso di Scilly Kenty del terzo istituto comprensivo statale Rodari di Acireale sono stati impegnati insieme ai marinai del reparto CTF 67 di Sigonella nell'attività di riqualificazione del campetto di calcio del plesso. Un'attività che si inserisce nell'ambito del progetto Comrel, pienamente sposato dal dirigente scolastico Elisabetta Maggio. È un progetto che, diciamo, i militari della base americana di Sigonella realizzano nell'ambito delle scuole, ma anche di altre realtà sociali, con attività di volontariato ambientale, culturale e civico. Voglio sottolineare che per noi la cosa importante è l'incontro con i Marines e quindi questo scambio culturale e linguistico che ne deriva, e questo è il vero obiettivo, il vero arricchimento reciproco. Il progetto, il primo che è stato avviato nell'istituto, ha visto la partecipazione di un gruppo di marinai di 20 anni circa, impegnati in attività di sciarbatura o di tinteggiatura dei pneumatici. Un'esperienza utile per gli studenti che imparano a percepire il senso di appartenenza del luogo che frequentano, tutelandolo allo stesso tempo. Altri due gli incontri previsti nei prossimi giorni. Il 10 e l'11, infatti, un altro gruppo di militari saranno in classe a tenere delle lezioni in lingua inglese. Il nostro progetto Community Relations è volto sia a mostrare amicizia nei confronti della nazione ospitante e soprattutto a insegnare il valore del volontariato, della possibilità di poter curare ad esempio la propria scuola come se fosse la tua casa, e quindi oggi insieme militari e bambini stanno abbellendo questo campo di calcetto. Quello di oggi, che racchiude la prima fase del progetto, ha visto dunque la tematica ambientale in primo piano, connessa all'educazione e al riciclo dei materiali. Non è solo una collaborazione manuale, è una sorta di integrazione anche con questa comunità che noi abbiamo da tantissimo tempo nella nostra isola, e di conseguenza questo rapporto, che comunque già c'è stato in altre occasioni, mi ricordo il problema che abbiamo avuto nel 2014, a novembre del 2014, loro si sono resi disponibili, i Marines si sono resi disponibili a dare una mano d'aiuto quando c'è stato quel problema del ciclone. E oggi stanno iniziando questo nuovo percorso, e io penso che sia veramente un problema culturale che noi dobbiamo affrontare anche con questi nostri ospiti che abbiamo in Sicilia, abbiamo qui a Sigonella, e che possibilmente i nostri ragazzi conoscono poco. E allora questa integrazione anche con questi temi ambientali è una cosa sostanzialmente positiva. Io sono contento di questo rapporto, sono qui proprio per dare questa vicinanza dell'amministrazione anche a questa comunità americana che noi da più di 50 anni abbiamo nella nostra isola.
Domani sabato 6 maggio si svolgerà il secondo incontro della macchina del tempo, il tutto presso l'antisala consiliare a seguire presso la vicina sede della storica agenzia Viaggi, un appuntamento infatti questo che è inserito tra gli incontri organizzati in occasione dei 70 anni di Grasso Viaggi, che avrà appunto come tema il viaggio. Invece domenica 7 maggio ritorna l'appuntamento Pedalando in Città, giunta questa alla 7ª edizione. L'associazione culturale Jacopo Polimeni invita tutti a partecipare alla passeggiata in bici. Sono già aperte le iscrizioni da cicli e moto via Torquato Tasso. Quest'anno saranno premiate le due bici più estrose, ma anche il partecipante più piccolo e quello più grande. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo sereno per l'intera giornata, con temperature minime e massime che oscilleranno tra i 17 gradi la minima e 23 gradi invece la massima. Venti deboli o moderati, mari poco mossi. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. Tutti i giorni l'appuntamento è alle 13.40, ma potete seguirci anche sui nostri canali social, come vi ricordiamo anche la pagina Facebook Etnespresso Channel - TG Reporter. A voi tutti grazie per averci seguito.